Conferenza stampa questa mattina presso l'Aula Magna del Tribunale dell'Aquila per il ritrovamento della porta dell'uscita di sicurezza del Bataclan, su cui era stata realizzata un'opera di Banksy. Pochi dettagli forniti in virtù della riservatezza dovuta a un'operazione di polizia giudiziaria congiunta tra Italia e Francia. Presenti all'incontro con la stampa il comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, il tenente colonnello Carmelo Grasso, il sostituto procuratore David Mancini, il procuratore Michele Renzo, il comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, il colonnello Emanuele Pipolo, il comandante della compagnia carabinieri di Alba Adriatica, il tenente colonnello Emanuele Mazzotta e il maggiore Christophe Sensig della polizia criminale francese. L'opera è stata ritrovata in un casolare di campagna in territorio di Alba Adriatica, in una sorta di sgabuzzino all'interno del casolare. L'attività investigativa è iniziata durante la fase 1 Covid, coinvolgendo i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e Teramo, che hanno individuato la persona che poteva avere l'opera nelle proprie disponibilità e con essa anche la sua abitazione, nonché un casolare nel quale ospitava alcuni cittadini cinesi al momento ritenuti estranei alla vicenda. Come precisato dal procuratore Michele Renzo, al momento il movente del furto, per quanto concerne l'attività investigativa italiana, sarebbe da attribuire a motivi economici, esclusa quindi la matrice politico-terroristica, anche se, non è stato rivelato se le indagini francesi hanno portato allo stesso risultato. Ad ogni modo, l'opera presto riprenderà il proprio posto al Bataclan, nel 2015 preso di mira da un attacco terroristico che ha causato 130 vittime più 7 tra gli assalitori.